Ed eccoci qua, pronti per ritrovarci nuovamente ai fornelli. Quest'oggi con un amico è venuto a trovarci Carmine Faraco. Ciao, buongiorno. Buongiorno, no, buonasera, uguale. È un piacere, Massimo, è un piacere veramente. Ogni volta che ti incontro mi sento, mi viene proprio lì un sacco di idee, mi vengono. Evviva! No, il piacere è mio, Soprattutto perché ci incontriamo sempre in contesti, diciamo, di spettacolo, certo, musicali, sì. Comici, come così. No. Però spesso poi, anche cose di beneficenza. Di beneficenza, cioè, no, sì. Diverse volte ci è capitato spesso. Sì, però sì, poi ci siamo sentiti durante, anche sotto lockdown, certo, diciamo così. Certo, ma fortuna è passata. Ci è fatta una diretta, ti ho fatto l'intervista. Esatto, ci siamo divertiti. E ci siamo anche, insomma, abbiamo parlato anche un po' di cucina. Tu che ti prepari stasera, tu fai. Perché sai, quando si sta a casa è nata un po' così l'idea. Il ristorante era chiuso e tu non mangiavi, probabilmente. Esatto, quindi diciamo la verità. Però per fortuna adesso ci possiamo incontrare e possiamo anche, tipo, che ne so, mangiarci una cosa insieme. Ah, finalmente. Certo. Ah, io sono venuto con una ricetta precisa. Sì. Sì, sì, ti dico il titolo. E di? Si può dire? Di, come no? Allora, è la gricia carciofi e perché? Carciofi e perché? E perché? E perché? Perché? E perché no? E perché no? E giustamente. Beh, allora mi pare di capire che i carciofi siano l'elemento fondamentale. Fondamentale, e poi gricia si capisce che non è una cosa leggera. No. Ci sarà qualche soffritto, qualche aglio fritto, qualche pancetta affumicata e roba del genere. Ottimo. Con il carciofo, che quindi per questo che uno dice, e perché? E perché un carciofo in da gricia? È perché sì. Perfetto. Allora, beh, quando vuoi, per vogliamo me andare già ai fornelli, già. Chi prima comincia, prima forchetta. Perché dopo ce li mangiamo questi qua. Esatto. Non facciamo finta. Attenzione, sono quelli che cuciniamo, non è che arrivano a due piatti. Ecco. È tutto vero. Tra l'altro, ecco, tu prima ci siamo avvantaggiati un sì, po'. Sì, perché era un po' lungo il procedimento. Sì. Bisognava prendere solo il cuore dei carciofi, no? Mi stavi e allora facendo vedi, vedere, li faccio sì, solo così, perché la parte più morbida, no? È il cuore. È il cuore. Il cuore del carciofo. Esatto. E poi piano piano andiamo al gambo, a tutto quello che è rimasto attaccato al gambo, questi le vam. Questo non serve. Questo qua non serve. O solo questi tre. Questo qua non mi piace, macchiato. E mettiamo questo qui. Sei okay, selettivo? Eh sì, questi devono essere come tagliati fini, perché devono friggere nell'olio, dopo aver messo la pancetta e l'aglio, nell'olio, questi qua devono comunque diventare quasi croccanti. Ah, ottimo. Io, sai una cosa, Carmine, ho capito che noi artisti mangiamo veramente, cioè, per dire, bene, molto bene. Si sa che le cose buone poi alla fine, certo, sono quelle che non sono proprio salutari, però cioè, abbiamo una cucina piuttosto, insomma, aglio, olio, peperoncino sono alla base. Ma dico soprattutto poi in orari che queste cose probabilmente sarebbero proprio proibitive, no? Perché tu mangi questa cosa quando è finito lo spettacolo, che finirà a mezzanotte e mezza, prima di andare, che se non è buono, mi fatta fissa gustagli, Lo so, Dobbiamo chiedere dell'aglio migliore. È stato il regista che me l'ha messo qua. Faraco. E quindi alla fine, sta cosa tu la mangi verso l'una e mezza, poi va a dormire. Quando versi i tre e mezza la notte, che dormono tutti, si spera che è meglio che stai da solo a quell'ora, perché non so che può succedere. Certo. Beh, sì, insomma, voglio dire. E l'aglio. Sì, questo l'aglio inebria, però. Ecco. Perché inebria allora, certo, tutta la camera inebria. Bisogna arieggiare, insomma, il locale. Prima e dopo. Beh, bene. Quindi a volte è meglio non rimorchiare quando te mangi questa roba. No, assolutamente no. A meno che non lo mangia, cioè anche lei, ma gli anche si fa lei mangia tanto. Anche, sì, proprio tanto lei va a dormire. O c'era un bel bicchiere di vino in più. Esatto. Io avrei bisogno della padella con l'olio. Oh, voi ce l'avete qua, sì, giusto? Guarda, ci abbiamo tutto. Allora, fai già c'è l'olio dentro, no? No, l'olio no, ce lo mettiamo. Ce lo mettiamo. Tanto perché la padella. Perché questo piano che uno si appoggia. Poi se ti occorre, sì. Ma se ti appoggi qua te coci la mano. Beh, fai attenzione, se no. Diciamo che l'abbiamo là. Il secondo ancora questo? Non l'abbiamo fatto, però l'olio, prego. Sì.
Vai, vai. Accendo, intanto. Pavarotti. Sì, sì. Questo bisogna metterlo un po', eh. È perché sennò non fa effetto. Ecco. Ecco sì, sì. Anche di olio andiamo abbastanza leggeri. Sì, ma questo è extravergine, sì. Sì, sì, assolutamente. Perché sennò come si fa? Allora, io metterei prima l'alio. Sì. Poi il peperoncino, tu me l'hai preparato. Tutto bene, tutte queste cose. Il peperoncino è già pronto, eccolo qua. Che io posso tagliare. Ah, ma quello non è peperoncino. Questi sono, sì, è abbastanza forte. Se vuoi usare, puoi mettere quello. Sì, ok, sì. Piuttosto che quello fresco. Perché ci sono sempre le varie scuole di pensiero, no? Come c'è no? Chi lo vuole cotto, chi lo vuole crudo. Ma buona così. Basta. Io direi che... Che ti vedo chiaro di pelle, diventi proprio rosso. Questi caca l'avevamo già preparati, però questi vanno ancora... Questi qua sì, si leva. Sì, 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 io nel frattempo. Guardami l'olio, se no sa bruciato così. Sì, 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 sì. E anche sa che casino fa combine chi sta a casa da solo, secondo me. No, guarda. Non lo vedo tanto. Hai detto bene, è per questo che invito gli amici qua. Così almeno vedano loro. C'è sta il motivo. Chiaro. Io pensavo che mi hai invitato per piacere, invece no, per no, la cucina. Vabbè, il piacere è ovvio. Insomma, però poi se mi prepari pure un bel piatto come si deve, meglio, aumenta eh? Pure il piacere. Così mi rinvita. Dice, te volevo invitare da cena. Vabbè, senti, ti porto un ristorante, facciamo prima. Risparmio. Sì, diciamo che ecco, io sto imparando un sacco di cose con questo programma, perché poi ognuno ci mette del suo, magari i piatti semplici alla base, la cucina italiana, insomma, abbastanza... come dire, così, bianco, rosso e verde, no? Ci sono sempre questi tre colori. Ma secondo me la bandiera l'abbiamo presa da quelli. Ma a volte le cose più semplici, a parte che non sono difficili da cucinare, però non devi sbagliare i passaggi. Vero. Posso, quando si programma, quando fanno uno cucina e taglia, secondo me sono pericolosi. Perché guarda le camere, guarda lui e mi taglio dito. No, fa attenzione. Carciofi, guarda, perché è dito? Sì, ma sì, che era pancetta, sto pezzo? No, che se lo è l'unghia mia che... Non lo vogliamo fare troppo condito, diciamo, lo facciamo senza dito. Condito? Bravo, e sta fatta pure la battuta. Vabbè, ma l'avevo pure un mestiere, chissà me. No, per carità, tra l'altro voglio dire, te sei un musicista, quindi c'è uno scambio qua. uno scambio di musica. Di energia, certo. Di musica. Prima hai fatto un po' di domande a livello... Sì. Riguardo alla cucina ci sono delle canzoni, per esempio quella di Baglioni, che veramente quella mi fa ridere proprio. Quella a un certo punto fa... Avrai un legnetto di cremino da succhiare... Io dico, chi si succhio con legnetto? Sono andato sotto al palco e dico, Claudio, oh, oh, giro cremina che l'ha da fare. Ti mangio gelato per lo meno. Cose, non si rendono conti i cantautori. Vabbè, certe chi ti darà la sua mano, a chi darò la mia mano? Guarda, che perché la tua mano non ti serve. Se lei ti ha lasciata, a mano ti serve. Vabbè, sicuro. Diciamo che tra cantautori ci si prendono delle licenze poetiche non indifferenti. È giusto però, è giusto, perché comunque a volte il testo manco lo ascolti. Un utente spesso ascolta tutta la linea musicale, la parola che c'entra bene. Ciò che significa che la canzone aspetta, la devo risentire, perché non hai capito. Spesso sì, capita, sì, sì. Ma forse pure quando scrivi, ma che significa? Ma che ho detto? Ma che ho scritto? Ma che è? Sì, sì. Ma sei sicuro che funziona questa cosa? No, no, questo funziona, tu lo vuoi più... No, vabbè, un po' più forte. Un po' più forte, perché non sembra, ci dobbiamo ma... mettere la pancetta, si deve rosolare un po'. Okay. Ma l'acqua è quasi fatta. L'acqua è quasi fatta. Allora, sale? Sì, sì, sale scende, vai. Prima o dopo? Ma mettala mo. Lo metto. Quanto ne metto? Non troppo. Aspetta. Vai te, vai te, vai te. Allora, perché, così. Le quantità. Facciamo poi dopo così. Quando daremo le ricette diremo un così. Po' di sale, un po' di pepe, non il, un po' no, d'olio. No, non il quantitativo preciso. Tutto un po', è empirico un po', diciamo. Senti, invece la pasta, un po' di pasta oppure... Un po' di pasta, sì, vai pure, vai. Un po' di la pasta quanta ne vuoi. Butto io? Butta. Allora, prima ne vuoi. Allora... Questa è mezza porzione, una e due. Vai. È fatto. Abbondiamo? Ancora? No. Ma che ne so, un'altra metti. Ancora? È che lo mangia pure il regista, capito? Della troupe, tu esatto. Quando ne prendi? Tu quanto mangi, tu? Sì, ok, ci siamo. Ci siamo. Sì, va buono. Se non si fa più. Benissimo. Ah, allora, intanto
abbiamo già buttato la pasta, il soffritto diciamo che sta avvenendo bene. Sta, sì, sì, perlomeno l'aglio si sta rosolando. E ora dobbiamo buttare questa qua e poi la gricia. Lo vogliamo buttare dopo la pubblicità? Che lo vogliamo buttare proprio in... No, no, mettere, non buttare. Buttare, mica se qua non si butta niente. Qua non si butta niente, come i maiali. Va bene, dopo la pubblicità. Ok. Va bene. Bene, bene. 7000 caffè, io li ho presi perché su Pasquale Cavier, su Appoggio Reale dall'83. Mischiamo. Questo là, hai fatto una crasi. Eh sì, ma ho bisogno di te. Riparte. Come l'acqua e quel caffè. 7000 caffè, mi tazzi che lava. Guarda, qui abbiamo pure il lavandino, però non credo che ci sia uno spazio adeguato per 7000 tazzine. Dobbiamo prendere qualcuna che... Aspetta, sì, sì, ci faremo ci dare... Ci metto i carciofi, Una bella lavastoviglie per la prossima puntata, così ci mettiamo pure le tazzine. Guarda. Vai con i carciofi, la pancetta ce l'hai messa, fantastico. Ho una lavastoviglie o tua sorella che viene a lavare i piatti. Beh, sì, ce ne ho due, però non so quanto sarebbero felici. Io non penso. Di farlo. Io non credo. Io diciamo non credo. Che il robot non si... insomma... sì, ma anche perché anche ogni tanto una sciacquata ai piatti mi piace perché mi rilassa lavare i piatti. Io preferisco tu cucini, io lavo i piatti. Davvero, dopo mangiato. Allora ci possiamo anche sposare. Perfetto, sempre mantenendo la distanza di sicurezza. Però. Quella sicuro, una bella distanza però. Senti, invece un'altra canzone che mi faceva sorridere, sempre parlando di cose che si mangiano e si bevono, era quella di Lucio Battisti che faceva... passava e quell'uomo gridava gelati. Dico, ma se tu gridi così i gelati quando li vendi? E c'hai ragione, ma uno può vendere il gelato in coppa alla spiaggia gelati e sbagliato mestiere proprio. Beh, in effetti sì, lì ci voleva l'ausilio di, sai quella canzone, l'uomo col megafono. Allora lì a quel punto sarebbe sentito un po' di più. Gelati! Che battici, porco giù. È bello mischiare le canzoni insieme. Sì, come no. Poi dici, hai tanti aneddoti. C'è stata un'altra, che è ancora un confronto ancora molto più improponibile. Pensa a Nino D'Angelo, che come fa? No? Oppure Nino D'Angelo, pensi di Purple? Come no? E poi pensa a Nino D'Angelo. Quindi non ci azzeccano. Vai. Tan tan tan. Un jeans e una maglietta. Dan dan dan. Una faccia acqua e sapone. Fantastico. Questo è un mashup. Sì. Fai degli spettacoli te, no? Ci metti la musica nei tuoi spettacoli, fai sempre questi mashup. Io mischio tutto. Sì, sì, e poi suoni. Un po' sì, ma me la cavo. Fai anche la PFM, ho sentito che facevi quella sì. Impressione di settembre, Celebration. Mi sono comprata una tastiera che c'ha proprio l'effetto della PFM. Che figata. È proprio uguale a quella di Impressione di settembre, Moog. Bellissimo. E poi un'altra tastiera proprio apposta per comprarmi l'effetto Purple Organ. Ah, stupendo, dei Deep Purple. Dei Deep Purple. Per suonare Smoke on the Water. Smoke on the Water, anche... Qui stiamo facendo Smoke on the Kitchen. Smoke on the Water. Esatto, attenzione. Ma ancora fa, Che ancora deve fare? Allora andiamo. Ce l'abbiamo un altro poco di tempo. Ma come sì. No? Nel frattempo io ti volevo chiedere una cosa. So come che no? Hai scritto un libro. Sì. Un libro che uscirà tra poco. Uscirà proprio, guarda, il giorno 19 marzo. Guarda un po'. 19 marzo che è la festa del papà. La festa del papà. Non, sì. non è a caso. Non è un caso. Perché il libro si intitola Figlio di un Rock. Ah dai, che bello. Oggi ho scritto un libro, pensate, ho dovuto scrivere un libro perché mio figlio non mi sente. Oggi mo ci scrive un libro, così ce lo regala. Leggi questo, come si chiama, questo metodo. Metodo di rock. E impari un attimo come si campa. Beh no. È vero, perché la vita è abbastanza rock, cioè nel senso... Lui è rocchettaro anche lui, ha capelli lunghi come miei, però sai com'è, i giovani a volte prendono sotto gamba delle cose. Lui è molto bravo, è un videomaker, Valerio. Sì, sì, vero. E te l'avevo già detto. Sì, me l'avevi detto, ho visto anche i suoi video, molto belli. È bravo, solo che logicamente hanno poca autostima. I ragazzi di oggi hanno poca autostima e quindi è complicato fargli capire che tu sei bravo a fare questo mestiere, lo puoi fare. Lo puoi fare, certo, chiaro, bisogna crederci. Ma sai, in questo è molto importante la figura del padre. Questo secondo te? È l'arco, no? E il figlio è la freccia, quindi poi bisogna saper
dare quel lancio. Tu hai figli? Io ho una bambina. È vero, una bambina, mi ricordavo. Sì, una bambina che spero che anche lei impari a cucinare presto. No, scherzo. Cioè, se non mangi nella vecchiaia, no, quasi per, quasi. Per il momento sono sempre io che le preparo le cose che lei desidera, altrimenti non mangia altro, vuole solo quello, il sughetto, ah, sì? Fatto in un certo come modo. Si chiama? Cioè, si chiama Rosa Lu. Ah, e okay. Quindi lei è abbastanza, insomma, in cucina, non è di bocca buona, diciamo, ecco. Ah. Vuole, sì, sì, sì. Io però non ti ho detto una cosa, che nel libro ci stai pure tu. Ah, ecco! Ma questa è la cosa bella. Perché il libro parla di un viaggio che faccio con mio figlio, poi attraverso le canzoni che ascoltando per radio, io prendo in giro questo e quest'altro. Uh-huh. A un certo punto capita il mio amico Massimo Di Cataldo e ti prendo in giro un po' bonariamente come sei tu. Con la mano, quella della mano. No, ce ne sta pure un'altra che dice: Massimo, ma fai una canzone, fa come sei bella. Come sei bella, e io attacco, come sei bella, città Cinella. E passiamo da un'altra parte. Senti, questo è fatto. Allora ci siamo, l'acqua. Però la pasta? La pasta no. Non lo so, hai spento qua su. Eh no, è che ci siamo dimenticati di dare l'input a chi? Sì, sai. Una botta ci la botta, qui. La botta. Posso assaggiare? Vai, vai. Dammi una forcatella. Qua. Che abbiamo di qua. Prego. Un po' si è fatto. Non ci manca niente, eh? Non crede che è fatta. Ci mancano giusto, che ne so, magari. Ci mancano 5-6 minuti. Sì, che 5-6 fatto? Minuti mancano. Eh? Che boh. Questo lo spostiamo. Quasi fatta. Quasi fatta. Dal dente un po' croccante. Okay. Ci manca solo che ci vengano a trovare. E così. Ma vengono? Che ne so, mo vediamo. C'è qualche nell'agendina. Qualcuno da chiamare. Mi fate scordare, ci metto lo sale, cadito. Vedi o no? Chi se mi fa parlare? Lo so. No, in effetti io qui sono l'elemento di disturbo. Allora dimmi tu quando è pronta la pasta che la scoliamo, eh? Allora, dobbiamo aspettare 2-3 minuti e è fatta, eh? Ok, perfetto. E questo basterà solo per me e per te, è inutile che vi prenotate che non ci sta per voi, Buoni tutti. Allora, io credo che con un piatto così particolare ci voglia anche un vino particolare. Io di vino non ci capisco niente, se tu sei intenditore. Ma noi abbiamo un amico sommelier che ci manda dei messaggi. Video messaggi e in questo caso sicuramente ci parlerà di un vino addirittura sì adeguato a questo piatto così profumato. Che se devo dire la verità, questo io l'ho sperimentato a casa da solo a un certo punto. Prima lo sperimento su di me, logicamente, specie di vaccino, no? Ho fatto mese e mese, ho fatto il tampone poi dopo. Ma sì, certo, dopo di questo ci vuole sicuro. Anzi, questo qui sicuro. Ti fa. Questa è una specie questa di panacea, virus, sì, da me. Sì, fa bene a tutto, si vede. Questo siamo quasi. E fra poco la sentiremo pure. Ma te faccio aprire, com'è buona roba. Vedi un po' che la pasta, secondo me, a questo punto... Si riesce a acchiappare. Ci sta. Un po'. Vai. Guarda questa... È fatta. Vai. Come si spegne? Basta alzarla. Ci penso io, aspetta un po'. La presina. No, tanto non conosco. Di cuoce. Questo sono pentole. Ecco fatto. Vado? Vai, vada. Appicciamo tutto, come si vede che andavo con un cucina. Tu dovresti aprire qua. Hai ragione. Ma se tu vedessi, diciamo, come è fatta questa cucina. Ogni settimana cambia. Questa è una cucina sperimentale, anche questa. È progressive. Molto prog. Esatto. Poi l'acqua io ne lascio sempre un po' perché non si sa mai alla fine se si secca. Sì, è vero. Butta qua dentro, ma... Vado? Sì. Mamma mia. C'ho pure un parmigiano, mo ce lo metti perfetto, tu? Perfetto, aspetta che ho bisogno di alzare. Ah, perché abbiamo uno spirito. Che sai cos'è? Che come la togli... Ah, ci capito. Giustamente. Adesso così... Certo. Fa quell'effetto... Poi di far parmigiano lo mettiamo sfrigola già. Sfrigola il parmigiano. Ce l'avevano chiamato? Sì, il parmigiano dovrebbe essere qua. Perfetto. Vado, grande. Il parmigiano tu lo metti proprio in cottura. Cosa fa? Si amalgama bene. Sì, bellissimo. E che altro? Non ci manca, mi sa, non ci manca niente qua. Ci mancano solo i piatti, eh? Che ne dici? Li vado a prendere? Va bene. Ma ci fa attaccare uno. Questo glielo diamo al regista che è caduto. Sì, vabbè.
Assaggia. Quello finisce di cuocersi direttamente sul piano cottura. Sicuramente. Quello diventa tutta una cosa che la cucina. Sì, ecco, ecco, questo è un altro. Questo è per te. Questo da Margatto, quest'altro da Marsorcio. Maccarone, tu ecco, mai provocato. Questo sto combinando. Vuoi usare okay. quello dell'altra per aiutarti? Sono fatti però, vai. Eh. Io metterei un altro po' di formaggio, sai? Sì, vai, vai. Vado, eh. Senti che profumo. Ma te la gita. Te l'ho detto che non è una cosa... Non è finta. No, no, assolutamente. Allora. Vai, vai, sgommarella. Oui. Sì, sì. Quelli che entrano nel piatto ce li mangiamo pure. Va bene. Se riusciamo a farli entrare. Vabbè. Questi piatti qua, grande. Questi vanno bene. Guardate questo. Un po' che cosa ha fatto Carmine Farago. Grande. Beh, direi che è il caso di andarcelo ad assaggiare. Io penso che andiamo, eh. Sì, sì. È di là? Ma provocato. No. Allora, sebbene i carciofi siano a detta degli esperti inabilabili, comunque un piatto a base di carciofi, rigatoni, pancetta, prezzemolo, peperoncino ci può venire incontro. Secondo me l'abbinamento da sperimentare, molto interessante, è un bel vino a base di Trebbiano Spolidino fermentato e affinato in botte. Yeah, Carmine, alla nostra! Certo! Ma com'è che gli artisti sono così bravi? A sai, tra un concerto e l'altro ci passa una volta pure un mese, sembra una cucina. Evviva! Evviva poi. L'arte, anche quella culinaria, e quindi assaggiamo un po' i tuoi maccheroni. Buoni? Tu dicevi perché, ma insomma, hai visto? Il perché ci sta. Tu devi mangiare il fritto qua, oi. Ottimo, hanno veramente, se posso usare licenza poetica, hanno veramente il suo perché. Evviva, abbiamo dato veramente anche oggi il massimo in cucina con Carmine Farago.